Per il quarto anno consecutivo diminuiscono i prezzi dei generi alimentari a causa degli abbondanti approvvigionamenti e della rallentata crescita economica. L'indice dei prezzi alimentari stilato dalla FAO ha registrato nel corso del 2015 un calo progressivo dei prezzi di carne, prodotti lattiero-caseari e cereali, diminuzione compensata dall'aumento di zucchero e oli vegetali. Ismea ha approvato le direttive destinate alle agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura. L'obiettivo degli aiuti è favorire il ricambio generazionale con l'insediamento di giovani menti propense a condurre le aziende agricole con metodologie competitive. Le agevolazioni erogate in premi in conto interessi sono destinate a persone in età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti che intendano mettersi a capo di un'azienda agricola. I primi 5 bandi del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna prevedono una disponibilità di oltre 12.630.000 euro, fondi che complessivamente consentiranno di stringere un'alleanza tra mondo agricolo e mondo della ricerca per spingere l'acceleratore sull'innovazione, rafforzare la capacità di competere sui mercati, migliorare le performance ambientali e ridurre l'impatto su acqua, aria e suolo. La novità più interessante è rappresentata da una nuova forma di partnership pubblico-privata denominata GOI, Gruppi Operativi per l'Innovazione, costituiti da aziende agricole ed enti di ricerca, ai quali la Regione ha destinato risorse per 50 milioni di euro distribuite sui 7 anni del programma di sviluppo. Il panel di assaggiatori oli della Regione Basilicata ha effettuato nei giorni scorsi presso i laboratori della Metapontum Agrobios una prima scrematura degli oli extravergini di oliva che entreranno a far parte della prestigiosa guida del Gambero Rosso. Un altro passaggio importante ha commentato l'assessore alle politiche agricole della Regione Luca Braia per far conoscere la qualità del settore agroalimentare lucano. È allo studio il marchio di certificazione per l'olio della Basilicata, finalizzato all'ottenimento della IGP. Verdure e ortaggi fatti crescere in luoghi chiusi e senza la presenza di zolle erbose. È questa l'essenza della metodologia di coltura idroponica, nota da tempo, sta spopolando in Alaska, uno dei luoghi del mondo che, climaticamente parlando, non consente la coltura all'aria aperta di verdura fresca. Sino ad oggi la strada praticata è stata quella dell'importazione, ma le cose stanno cambiando grazie alla tecnologia. Le sostanze nutrienti vengono sciolte nell'acqua messa in circolo costante nelle piantagioni, le radici affondano in strati di argilla compressa, lana di vetro e materiali inerti. Lampade a LED rendono possibile la fotosintesi. Il tutto avviene all'interno di magazzini riscaldati con l'utilizzo di serre verticali.